Un investimento complessivo di oltre 550.000 euro consegna una nuova TAC all'ospedale San Salvatore di Pesaro. Il nuovo sistema installato lo scorso 1 luglio, già in funzione, permette di migliorare ed eleva la qualità delle prestazioni, dando esiti sempre più affidabili. Inoltre permette agli operatori di lavorare sempre più in sicurezza, riuscendo a dare risposte più efficienti ai bisogni di salute dei cittadini. La nuova TAC presentata questa mattina è un sistema di ultima generazione basato sull'intelligenza artificiale che consente di erogare più prestazioni. Tra le varie novità di questo macchinario e proprio di questa TC in particolare è questa specie di occhio dotato appunto di intelligenza artificiale che legge direttamente lo scanogramma del soggetto e con una ottimizzazione dei parametri di acquisizione che poi imposterà il macchinario nell'esecuzione della TC. Ciò ci agevola sicuramente, quindi accelerando quello che è il processo stesso, quindi dell'acquisizione delle immagini. Dunque continua il rinnovamento tecnologico per i reparti di diagnostica per immagini, spiega il direttore generale dell'AST di Pesaro e Urbino, Alberto Carelli. Nel complesso, una nuova risonanza al Santa Croce, nuovi sistemi polifunzionali nei tre presidi ospedalieri di Fano, Pesaro e Urbino e quattro nuovi mammografi. Sono in corso inoltre i lavori per due angiografi e la nuova risonanza sempre nel reparto di Pesaro. Sono soddisfatto, ci saranno anche altre attrezzature importanti come le colonne laparoscopiche eccetera, che faranno parte di un'altra fonte di finanziamento che ho detto prima, che sono quelli dell'ex articolo 20. Cioè l'articolo 20 vuol dire che ci sono dei fondi che la Regione ha come residui finanziati appositamente, di cui ha chiesto l'utilizzo al Ministero per poter proprio finanziare queste nuove attrezzature. C'è un grande rinnovamento che di questo sono soddisfattissimo perché ci consente anche di effettuare molte più prestazioni con macchine che sono di alta specializzazione. Gli investimenti della Regione Marche sulla sanità hanno l'obiettivo di migliorare le prestazioni offerte e abbattere le liste d'attesa proprio grazie all'installazione di nuovi dispositivi più precisi, dichiara l'assessore Filippo Saltamartini. Prosegue l'ammodernamento tecnologico della sanità pesarese e marchigiana. Devo anche dire che le ultime notizie in fatto di sanità, dopo quelle negative, lunghe liste d'attesa, problemi al CUP, attacco hacker e così via, è che siamo in via di approvazione a livello nazionale da parte del Parlamento un decreto legge sulle liste d'attesa che autorizza le aziende ad aumentare il numero di medici di circa il 10% rispetto al tetto di spesa. Defiscalizza alcune prestazioni aggiuntive di cui noi abbiamo assoluto bisogno per curare i nostri cittadini e quindi sono due notizie importantissime e positive rispetto alla mancanza di medici, rispetto al tetto di spesa, rispetto al sottofinanziamento della sanità. Non sono evidentemente dei provvedimenti risolutivi, ma siamo già sull'ottima strada di migliorare questa condizione della salute, del diritto alla salute nella città di Pesaro. Naturalmente non ultimo il nuovissimo ospedale, oltre 200 milioni di investimenti, sarà uno dei più moderni ospedali a livello nazionale, non sono più promesse politiche o elettorali, i provvedimenti stanno andando avanti, il finanziamento è previsto, la città di Pesaro meritava questo, meritano i cittadini pesaresi di Urbino, naturalmente di questa provincia, di bloccare la mobilità passiva. Io penso che la sfida rispetto al passato sia iniziata e stia proseguendo in modo assolutamente positivo.